Paolo Bonacelli è malato immaginario all'Eliseo, l'attore nel ruolo di Argante, il protagonista ipocondriaco della commedia di Molière. Il malato immaginario, una delle più belle commedie di Molière, è in scena all'Eliseo sino al 25 maggio. I gesti e la voce di Paolo Bonacelli, diretto da Marco Bernardi, raccontano un Argante fuori dagli schemi. Memorabile, Rossella Alimenti. Un'interpretazione magistrale, quella di Paolo Bonacelli nel malato immaginario di Molière all'Eliseo fino al 25 maggio. Una commedia che racconta l'ipocondria di Argante, che Bonacelli riesce a trasformare in una maschera comica e a volte tragica. Il malato, il personaggio è divertente, ma sono gli altri che sono anche divertenti. Da questa somma di questi caratteri viene fuori un gran bello spettacolo. Ma non di secondo piano la figura di Tonietta, la domestica, interpretata da Patrizia Milani, una sorta di alter ego di Argante, l'unica che gli dice la verità, quella che fa scoprire al protagonista la doppiezza delle persone che lo circondano. In questo personaggio c'è un ricordo di Arlecchino, di Colombina, ma però è più forte, lei è più vincente, più concreta, più pragmatica, è una che affronta la vita con molto ottimismo e con molta concretezza. Questa commedia fu rappresentata per la prima volta nel 1673, una settimana prima della morte di Molière, che rimproverava ai medici di non saper curare le malattie, e questo stato d'animo si ritrova nelle battute del fratello di Argante, Belardo. I principi della tua vita sono in te stesso. E l'ira del dottor Purgon ha così poco la capacità di farti morire come le sue cure di farti vivere. Questa è l'occasione buona, se lo vuoi, di disfarti dei medici. Questa edizione termina qui, il prossimo appuntamento con l'informazione regionale sarà a 12:30, sempre su Rai 3. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.